Buonasera, direi che possiamo iniziare. Quindi chiedo come sempre la cortesia al segretario di effettuare l'appello nominale e ai presenti di rispondere presente. Mi raccomando al microfono, grazie. Buonasera a tutti, Vergani. Ah, ecco. Presente. Bonafè. Presente. Elli. Presente. Bernani. Fumagalli. Presente. La Manna. Presente. Scantamburlo. Presente. Beni. Di Bari. Presente. Germenati. Presente. Burgarella. Presente. Caslini. Presente. Tiello. Presente. Presente. Zanata. Presente. Gusa. Presente. Orelli. Presente. Assessori Figini Fabrizio. Presente. Gini Matteo. Simone. Presente. Au. Presente. Dan. Grazie. Grazie a lei, segretario. Quindi, constatata la validità della seduta, la dichiaro aperta e passerei al primo punto della serata di questo Consiglio Comunale, che tratta l'argomento della variazione al bilancio di previsione finanziario anno 2024-2025, ex articolo 175,2 del decreto legislativo 267-2000. Passerei la parola all'assessore De Simone, grazie. Buonasera a tutti. Questa è l'ultima variazione sull'esercizio 2024, perché poi passeremo alla preparazione del bilancio preventivo che, salvo casi eccezionali che si dovessero presentare, non faremo più variazioni. La cifra non vi spaventi, nel senso che sembra elevata, in realtà sia per le entrate che per le uscite influiscono sui due totali 415.000 euro di giriva, e quindi diciamo che la variazione in se stesso è intorno ai 400.000 euro, di cui sto parlando delle maggiori spese, di cui ben 240.000 euro dovute a minori spese, quindi che hanno finanziato altre uscite. E alcune voci sono state finanziate con entrate già destinate, che troviamo in questo caso nelle entrate. Anche per le entrate lo stesso discorso: 415.000 euro legati ai giriva, la variazione in sé sono 210.000 euro come maggiori entrate, diciamo. Scorrendole velocemente, abbiamo nella prima voce. Trovate 123.000 come maggiore entrata e una minore entrata di 48.000 euro, sono un maggiore accertamento IMU e un minore accertamento TASI. Poi abbiamo, scusate, un blocco di entrate di 58.000 euro legate fondamentalmente a contributo per gli assistenti sociali e a un contributo ministeriale per la disabilità. L'altra entrata significativa sono dei proventi dalle rette asilo nido, proventi da servizi. L'asilo nido sono 55.000 euro, abbiamo un rimborso dello Stato per 8.000 euro,
trovate anche qui lo split, l'IVA split per 35.000 euro, queste sono le voci principali. I 36.000 euro che trovate come minore entrata, abbiamo il contributo regionale dei nidi gratis diminuito in quanto non c'è stata necessità di chiederlo, quindi minor adesione di persone che hanno necessità, minor contributo. Altra voce come entrata, poi abbiamo un rimborso da assicurazioni per 11.000 euro e delle monetizzazioni per solite cose urbanistiche per 10.000 euro. Per quanto riguarda invece le uscite, abbiamo, e questo è il motivo per cui abbiamo anche anticipato la variazione, la restituzione, fondamentale la restituzione del contributo che lo Stato aveva dato per gli amministratori, chiamiamolo per lo stipendio, per l'indennità degli amministratori, quella non utilizzata deve essere restituita. Il Ministero ha chiesto che questa somma in eccesso venga restituita entro il 31 di ottobre, o meglio, che entro il 31 di ottobre venga registrato sul portale del Ministero la contabile di avvenuto pagamento di questo importo. Quindi abbiamo anticipato il più possibile, per avere poi anche i tempi tecnici per effettuare le operazioni del caso, questa variazione. Per quanto riguarda adesso le uscite, poi andiamo a vedere le principali, perché come ho detto il grosso è sempre riguarda l'IVA. Abbiamo una 10.000 euro legati ai contributi previdenziali amministratori. La nuova normativa prevede che l'ente provveda a dare una quota parte dei contributi agli amministratori che sono partite IVA, per intenderci, quindi l'INPS, che diciamo una parte la verserà anche il comune, non ricordo in che quota, però è minimale, contributo minimo. Altre voci principali, se abbiamo delle manutenzioni agli immobili comunali per 33.000 euro, abbiamo un aumento del stipendio personale dell'ufficio tecnico. In questo caso molte di queste voci, come ho detto, sono poi finanziate dalle minor spese, tra queste ad esempio il personale del settore finanziario, dove siamo andati a risparmiare 31.000 euro. Poi altre voci significative sono il fondo per rinnovo contrattuale per 18.000 euro, abbiamo una manutenzione straordinaria per 23.000 del patrimonio dell'ente per 23.000 euro, questo a titolo secondo, quindi come investimento. Abbiamo una minor spesa nell'area della polizia locale come acquisto automezzi, che è stato investito in una manutenzione dell'impianto di videosorveglianza che è aumentato come numero di telecamere, quindi come punti di ripresa. Abbiamo una maggiore uscita che è il contributo per la disabilità, ma che abbiamo finanziato, come abbiamo visto prima, con l'entrata. Poi qua era fatta la richiesta anche durante la commissione, ci sono interventi per la tutela dell'ambiente per 47.000 euro, questi sono interventi mirati all'abbattimento di alberi morti, la pulizia delle strade, non tanto quelle di larga percorrenza, ma quelle minori dove diciamo il verde ha invaso il marciapiedi, quindi il ripristino di tutte queste aree. L'altra cifra significativa sono una chiesta dall'ufficio, forse in via prudenziale, per quanto riguarda la parte di appalto di servizio nel terzo urbano e smaltimento rifiuti. Hanno fatto una previsione, quindi una proiezione con quello che era stato speso fino adesso e hanno inserito, stiamo parlando di 106.000 euro, dovuto anche ai tanti abbandoni che ultimamente ci sono sul territorio, e questi interviene il comune a sanare la situazione, e quindi è una situazione in questo caso purtroppo che sta aggravando
il territorio, non solo a Varedo, perché poi succede un po' in tutti i comuni. Abbiamo una maggiore uscita per la tutela dei minori chiesta dall'ufficio, perché aveva il capitolo probabilmente un po' scarso, e la paura di affidi che arrivano all'ultimo momento c'è sempre. E mi sembra in questo caso abbiamo una iniziativa del settore commerciale per 10.000 euro, in questo caso finanziata da un risparmio del costo del personale e da una parte di contributi, chiamiamole sponsorizzazioni, avvenute per finanziare appunto dalle feste a tutte le attività culturali e del settore commerciale che si svolgono in paese. Mi fermerei qui, grazie. Grazie Assessore, quindi dichiarerei aperta la discussione. Chi vuol prendere parola? Prego Consigliere Zaina. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, questa è una variazione non di grosso peso, come diceva era l'ultima per quanto riguarda questo nel bilancio del 24. Niente, volevo solo fare delle valutazioni e chiedere magari una con precisione qualcosa in più se possibile, naturalmente. Niente, la prima cosa che forse l'ho capita, però volevo capire bene questa uscita per quanto riguarda la missione 1, titolo 1, spese correnti. Cioè c'è una variazione positiva di 10.000 euro perché questa quota si riferisce agli amministratori autonomi, è una quota IMSS praticamente, è dovuta a qualche legge dello Stato, penso che è stata attuata adesso, perché prima non c'era questo tipo di incremento, no? Perché mi ricordo che siamo partiti dall'inizio di questa legislatura, diciamo, con un aumento sostanzioso per quanto riguarda gli stipendi e i emolumenti per l'amministrazione, per la Giunta, che nel senso in 3-4 anni aumentavano, penso, del 30-40%. E ritenevo allora inopportuno in questo momento che ci fossero ordinamenti così alti per gli amministratori rispetto a tutto il resto del mondo. Però poi ho notato, quindi oltre a quella legge, c'è anche questa legge qua che propone anche di dare, oltre agli aumenti avuti inizio della legislatura, anche un aumento, una contribuzione per solo i lavoratori autonomi all'interno, sono leggi che hanno fatto, quindi ne prendiamo atto che c'è questo aumento di fondi rispetto agli amministratori pubblici rispetto ad altri. Questa è la prima cosa. Il programma, poi questa qua è una curiosità, sempre in missione 1, programma 2, spese correnti, questi 14.764 euro che sono nel titolo 1, non mi ricordo se in commissione ne abbiamo parlato, che tipo di spesa è rispetto a segreteria generale, spese correnti, c'era un iniziale di 6.000, siamo passati a 14.000. Titolo 1. È missione 1, titolo 1, programma 2. Missione 1, programma 2, titolo 1. Esatto. Sì, poi intanto poi le chiedo anche gli altri, poi vediamo. Questa qua è un'altra cosa che mi domandavo. No, prego, aspetta, spengo io, tanto solo. In questa voce, come avevo detto, c'è la restituzione del contributo degli amministratori e poi abbiamo l'adesione ufficio provvedimenti di disciplinari associati, quindi è un tipo di attività che non svolgerà più l'ente quando ci sarà un provvedimento disciplinare finale, mi corregga, esatto, sarà un fatto dalla regione, se non sbaglio, provincia, scusate. Sì, acceso. Andando avanti, c'erano altre cose, appunto c'erano questi 47.500 dalla missione 9 per le spese correnti, ma si riferiscono, cioè queste qua sono, sì, sono spese che verranno fatte in questi 3 mesi, penso, questi 47.500. Abbattimento, alberi, pulizia strade, è legato a questo. Ok. Perché appunto, no, mi hanno segnalato molti cittadini il fatto che ci sono lì i tombini pieni di foglie, che la situazione quando piove si allaga tutto, quindi
sicuramente un intervento di questo genere è sicuramente auspicabile, perché le cose non vanno bene da quel punto di vista. L'altra cosa, la voce più importante sono questi 106.000 che si prevede di utilizzare nei prossimi 3 mesi per i rifiuti, no? Per lo smaltimento rifiuti, spese diverse e nettezza urbana. In questi 106.000 sono previsti anche dei fondi per le igienizzazioni del sovrappasso pedonale che c'è alla ferrovia. Prego. Allora, io ho chiesto all'ufficio tecnico, è una previsione, quindi hanno proiettato le spese ad oggi con quello che può succedere, quindi poi ci sono tutti quegli interventi che sono stati fatti in più, non ultimo la pulizia del sovrappasso, e poi stanno vedendo la tendenza di questi ritiri che poi deve fare il comune pagare. Questa è la spiegazione che mi è stata data. Poi magari non si ci auguriamo non vengano usati, però in via precauzionale la richiesta è stata fatta in questi termini. Ho una cosa, ma tutti questi cittadini che buttano rifiuti in maniera incontrollata, indegna, nel senso, possono essere sanzionati, apposto che utilizzare un avanzo di bilancio per pagare, perché 106.000 sono tanti, una bella cifra rispetto ai 1.700.000 che chiediamo alla GES per raccolta rifiuti, siamo già quasi vicini al 7-8%. È possibile cercare di recuperare questi fondi sanzionando i cittadini che fanno in maniera indecente quest'opera di... Questa è la prima cosa. La seconda cosa è un'altra. Per quanto riguarda il sovrappasso comunale, forse è meglio, cominciare a capire cosa sta succedendo e pensare un attimo a quello che è successo, perché io ho l'esempio del sovrappasso comunale di Cormano, che è simile a questo, che è diventato un ecomostro, nel senso che è lì abbandonato, il comune di Cormano, penso, o qualcosa del genere, non è riuscito a farlo funzionare, non è riuscito in qualche modo a renderlo operativo, perché i costi di manutenzione, i costi di pulizia a un certo punto erano così, così importanti che hanno, non so se hanno deciso di abbandonare questa struttura, oppure sono, non so se in mano alle ferrovie, però se voi fate le ferrovie vedete che c'è questo, che è diventato un ecomostro, che è proprio simile a questo. Io non vorrei che nel tempo, per problemi di manutenzione, di pulizia o cose del genere, anche questo sovrappasso faccia la stessa fine. Io spero di no. Comunque dovremmo un po' cominciare a ragionare su cosa sta succedendo e perché è continuamente esposto a questi vandalismi, che le funzioni anche, perché c'era necessario farlo a questo punto, eccetera, eccetera. Perché diciamo che rispetto a altri sovrappassi, qua ce n'era uno già vicino, già in qualche modo esistente e funzionante. Vediamo, io spero solo che non faccia la fine di quello di Cormano. Poi, anche perché utilizzare fondi in continuazione per poterlo far funzionare, se la spesa diventa eccessiva, finire che fa la fine di quello di Cormano. Altre cose... Poi in missione 20, spesa corrente titolo 1, ci sono questi 32.728 euro di incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Niente, questa qua è solo una cosa tecnica, giustamente uno può prevedere che ci siano delle entrate accertate ma non riscosse, quindi in previsione mettiamo da parte questa cosa qua. Poi sarà a rendiconto vedere se, speriamo di no, ci sia stata un aumento delle entrate accertate ma non riscosse, perché anche questo potrebbe essere un segnale non positivo, bisogna vedere il trend durante gli anni, però certamente avere delle entrate accertate in aumento non è sicuramente positivo. Basta. Grazie. Qualcun altro vuole prendere parola? Devo dare. Con risposte, se le vuole. Quello del sovrappasso, sicuramente ci sono le pulizie. L'amministrazione si sta già muovendo pensando di chiudere gli accessi durante la fase notturna. Noi facciamo le pulizie, chiamiamole extra, quando poi la situazione non è più gestita, o non riesce a gestire le Ferrovie Nord, che hanno l'incarico hanno in carico la pulizia, quindi c'è un signore che va a pulire, penso tutti i giorni più o meno. No, non è. Però loro avevano adesso,
adesso avrei passato la parola per dire la cosa corretta. Per quanto riguarda gli abbandoni, sì, se si riesce a prendere la persona o fotografare la macchina che lascia il sacchetto, piuttosto che vengono multati, però non è così facile, purtroppo. È una cosa, ormai è un'indecenza. Stiamo vedendo adesso di far controllare a Gelsia, abbinare tutte le posizioni tari aperte con i residenti, cioè vedere che qualche residente non sia venuto a... Poi magari lui non abbandona niente, per l'amor del cielo, però che regolarizzi la sua posizione, cioè si sta facendo questi controlli. Però c'è tanta gente onestamente qua che è purtroppo... Sì, sì. Non so chi è in difesa, però anche rimandare un segnale che rispetto a chi è da proprio di pagare. Beh, per quanto riguarda la passerella ciclopedonale, che è stata un elemento importante per la città di Varedo e lo è tuttora, perché quegli ascensori fanno circa 1500 passaggi al giorno, quindi voi avete sempre ritenuto che fosse un'opera inutile, in realtà ancora oggi mi ringraziano e ci ringraziano per questa opera. Dopodiché è ovvio che è un'opera alla mercé di tutti, e quindi noi ci siamo attivati con Gelsia, Lomino, l'operatore, passa a pulire le scale, naturalmente, non certo i vetri, e ogni tanto facciamo anche la pulizia generale. Quindi ci stiamo anche pensando di fare un appalto per le pulizie un po' più spesso, e questo è quanto. Però non riesco a capire il paragone con quello di Cormano, cioè, intanto noi non siamo Cormano, siamo Varedo, e probabilmente, come tutte le cose che facciamo, cerchiamo di mantenerle, così come la fontana, a differenza come nel passato che c'era la fontana ma nessuno me la manutentava, perché nelle mie prerogative, quando faccio una cosa, di poi continuare a mantenerla. Dopodiché ci sono momenti in cui si può fare più spesso e dei momenti in cui si può, purtroppo dico io, magari in quel momento non si può fare. Io credo che quella passerella ciclopedonale sia funzionante. Ovviamente ogni tanto l'ascensore si guasta, ma non è che si guasta, si interrompe, addirittura da remoto la fanno ripartire proprio quando c'è qualcosa che non va, escono tranquillamente perché fa parte del contratto. Se poi c'è una cosa straordinaria, ovviamente è una cosa diversa, però fino ad ora non stia sicuro. Sei sicuro, Zaina, che ci tengo in modo particolare, quindi tutti i giorni passo a vedere se funziona, e per mesi e mesi funziona, poi magari capitano quelle 2 settimane che purtroppo, e allora lì si scatena, però ormai ci conosciamo e quindi non c'è nessun problema. Come diceva l'assessore, stiamo anche pensando, come avevamo già pensato, e credo che arriveremo a farla, ovviamente guardando anche il bilancio, la chiusura sia delle scale che degli ascensori durante la notte, passato l'ultimo treno e alla partenza e il passaggio del primo treno. Ovviamente è tutto un progetto che andremo a fare con Trenord, e quindi sicuramente ci saranno degli sviluppi. Ora, le tempistiche io non le ho mai date, non le darò mai, né da quando si parte né quando si finisce, però sicuramente qualcosa andremo a fare, anche perché, ripeto, è un'opera che ha fortunatamente sbloccato quello che era il passaggio pedonale, messo in sicurezza, perché la cosa principale è che quell'opera lì si è messo in sicurezza tantissimo, perché lì c'erano bambini, madri, anziani che passavano sotto, quant'altro. Dopodiché, se uno vuole continuare
a passare a lato, saranno problemi loro, però effettivamente questa qua secondo me è un'opera che rimarrà nel tempo e per cui saremo ricordati. Grazie. Se sindaco, se nessuno, qualcun altro vuole prendere parola? Se nessun altro vuole prendere parola, chiuderei il dibattito e passerei allora alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Porelli. Noi votiamo contro sul bilancio e sulle variazioni di bilancio. Consigliere Vitiello. Gruppo Siamo Varedo vota contro. Consigliere Gaslini. Favorevole. Capogruppo Bonafè. Gruppo Forza Italia favorevole. Capogruppo Lamanna. Gruppo Fratelli d'Italia favorevole. Passerei quindi alla votazione. Quindi chi è favorevole cortesemente alzi la mano. Chi è contrario cortesemente alzi la mano. Nessuno astenuto. Procederei anche in questo caso alla immediata eseguibilità, quindi chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Anche in questo caso nessuno astenuto. Il consiglio approva. Passerei a questo punto al secondo punto della serata, che tratta l'approvazione schema di convenzione tra la provincia di Monza e della Brianza e il comune di Varedo per la gestione dell'ufficio procedimenti disciplinari in forma associata. In questo caso passerei la parola al nostro segretario, il dottor Ministeri. Grazie. Grazie. Allora, nella prospettiva del rilancio del proprio ruolo di supporto all'attività dei comuni della provincia, la provincia di Monza e della Brianza mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per l'implementazione dell'ufficio dei procedimenti disciplinari. Vi sono alcuni elementi da supporto di questa proposta che diciamo hanno una valenza direi oggettiva. Vi è innanzitutto l'esigenza di garantire il rispetto di una tempistica che è assolutamente tassativa in quest'ambito. Non è un ambito particolarmente complesso del diritto quello dei procedimenti disciplinari, però è sicuramente un ambito particolarmente delicato. Questo comune non ha una criticità legata all'elemento comportamentale dei propri dipendenti, per merito loro ovviamente, però la programmazione della messa in sicurezza e soprattutto della messa in efficienza, ecco, dei servizi va fatta in tempo di pace e non in tempo di guerra. Quindi servendosi dello strumento dell'articolo 30 del TUEL, cioè la convenzione per la gestione associata, il comune va con questa deliberazione ad autorizzare appunto la sottoscrizione di questo accordo, che mette a capo una spesa ragionevole a mio parere, appunto garantendo sia gli elementi di terzietà, di imparzialità nella composizione del collegio giudicante, e sia appunto sia avvalendosi di un ufficio che è predisposto specificatamente per questo tipo di procedimenti. Quindi sono degli elementi che poi, come dire, danno sostanza, danno motivo al fatto che questo tipo di strumento è largamente utilizzato nella forma appunto del 30 TUEL su tutto il territorio nazionale. In sostanza si tratta di questo. Grazie segretario, se qualcuno vuole prendere parola, aprire la discussione, prego. Prego consigliere Zanata. Eccolo, adesso sì. Buonasera. Allora, io ho letto il testo, volevo fare alcune considerazioni, diciamo, più tecniche sul testo stesso, perché
Dunque, si parla di trasferimento di competenze che sono proprie dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, per cui non so se tutti lo sanno, chiedo che venga esplicitato quali siano le competenze di questo ufficio, in modo tale da capire cosa stiamo andando a trasferire. Poi ci sono delle cose che, diciamo, nel testo non mi tornano, diciamo, almeno io comunque chiedo chiarimento. All'articolo 3 si dice che la presente convenzione statuisce la costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari in forma associata tra provincia di Monza e Brianza e comune di Varedo. Allora mi chiedo, ma viene costituito oggi con questo atto l'ufficio procedimento disciplinari o l'ufficio esiste già e noi stiamo aderendo a questo ufficio? Più avanti rilevo che in caso di eventuale contenzioso la provincia di Monza e della Brianza, pagina 3, dopo le cifre che i comuni vanno a con le quali vanno a contribuire, in caso di eventuale contenzioso la provincia di Monza e Brianza assumerà tutte le decisioni necessarie e provvederà a conferire l'incarico legale. Tutte le spese del contenzioso sono però a carico dell'ente aderente. Allora io mi chiedo, la provincia decide e nomina il legale e il comune paga? Questa cosa non mi sembra congruente, però è una mia opinione. Più avanti all'articolo 8 si dice che le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere, non viene esplicitato con quale criterio, cioè in che modo si impegnano a risolvere bonariamente, cioè secondo me un criterio andrebbe esplicitato. Così pure come quando all'articolo 10 si parla del recesso, ciascun ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, salvo preavviso. E mi chiedo, perché non viene esplicitato, con quali conseguenze e oneri per il nostro ente, cioè il comune aderisce per 2 anni rinnovabile, paga ugualmente o sono previste penali, perché qui non è esplicitato niente. Poi considerazioni più politiche di opportunità sull'adesione o meno, volevo chiedere per quale ragione decidiamo di esternalizzare e quanti procedimenti all'anno ha avuto Varedo negli ultimi 5 anni, perché queste due domande secondo me sono fondamentali per dirmi, anche se l'adesione non ha un costo molto elevato apparentemente, a parte che il criterio è anche questo opinabile, perché per i comuni da 6.000 a 15.000 abitanti pagheremmo una cifra abbastanza contenuta di 1.000 euro, però per altri comuni 500, quelli fino a 6.000, ma questo secondo me è un criterio condivisibile fino a un certo punto, perché io posso avere solo 13.000 abitanti, ma dei dipendenti disciplinatissimi che non ho mai dovuto sanzionare, posso avere 6.000 abitanti e una serie di dipendenti indisciplinati, cioè questo è un criterio, va bene, è stato adottato, condivisibile fino a un certo punto. Però mi chiedevo allora quanti provvedimenti disciplinari ha dovuto assumere il comune di Varedo e per quale ragione non si possa gestire all'interno questo tipo di problematiche, perché, mi chiedo, perché andiamo ad esternalizzare una funzione che sarebbe prerogativa del comune? Se io esternalizzo tutte le funzioni, questa è una nostra opinione, svuoto l'ente delle sue competenze con il rischio di svilire le funzioni che sono proprie dell'ente territoriale comune, con il rischio a lungo andare di snaturarne funzioni e di relegarlo a un ente di secondo piano, mentre il comune è un ente territoriale fondamentale e che va preservato da qualsiasi rischio di riduzione delle funzioni e del suo ruolo di ente vicino ai cittadini. Penso che queste operazioni di creare dei nuovi uffici, enti e funzioni alternative al ruolo già per legge demandato all'ente del comune servono in realtà a conferire ulteriori funzioni alla provincia, che è un ente con funzioni che invece da tempo si diceva dovevano sparire già con la legge Delrio e che invece stiamo inspiegabilmente rimpolpando di competenze. Per cui io dico, se esiste una legislazione di carattere nazionale che impone di procedere in questi termini, posso essere d'accordo o non d'accordo, ma mi adeguo. Ma se invece l'obbligo non esiste e diciamo la vogliamo considerare un'opportunità, bisogna valutare costi e benefici, per cui guardare i nostri numeri interni e valutare se, anche se la spesa può sembrare minima, sia necessaria ed opportuna. Grazie. Grazie. Prego.
Sulle valutazioni politiche io ovviamente non posso esprimermi, è chiaro che ho le mie idee, però non sono, diciamo, il mio ruolo mi impone di non esprimerle, quindi le sue valutazioni relative al ruolo delle province, se devono essere svuotate o meno, questo io non entro nel merito. Provo innanzitutto a inquadrare, diciamo, la gran massa delle sue osservazioni, che sono riconducibili al testo della convenzione. Il testo della convenzione è licenziato dalla provincia per tutti gli enti, e quindi va preso così com'è. Peraltro vi erano alcuni aspetti che dal mio punto di vista hanno reso opportuno un chiarimento, che ho svolto direttamente contattando gli uffici della provincia, perché vi erano degli spazi un po', insomma, a mio parere, sui quali forse sarebbe stato opportuno un chiarimento. In effetti questo tipo di orientamento mi è stato confermato dagli uffici della provincia, i quali provvederanno a breve, quindi hanno preso nota di alcune nostre osservazioni, ovviamente nella prospettiva della massima collaborazione con l'ente di Area Vasta, è stato preso nota di queste nostre osservazioni, riflessioni, e molto probabilmente verranno calate nel nuovo testo che è già in fase di redazione. Così anche la valutazione circa il... Adesso provo a ricordare tutte le sue osservazioni, ovviamente mi aiuterà. Riguardo i costi, questi sono, nel senso, noi non abbiamo una capacità di, come dire, di transazione, di richiesta di riduzioni o altro, per cui lei ovviamente può ritenerli esosi piuttosto che no, però questi sono. Riguardo la prima domanda, francamente non l'ho capita, cioè cosa andiamo a deliberare? A me sembra chiaro, insomma, stiamo deliberando appunto l'approvazione di una forma associata di un ufficio, che è quello per i procedimenti disciplinari, e riteniamo opportuno che questi procedimenti disciplinari, che diciamo da un punto di vista statistico, non so se esista in Italia un comune che non abbia mai avuto un procedimento disciplinare, mi sorprenderebbe molto, insomma, che è un fatto fisiologico sui grandi numeri, ci sono dei comuni che potremmo definire più fortunati, altri meno fortunati. In realtà, come dicevo prima, non è un fatto di fortuna, è un fatto di lealtà comportamentale, di correttezza nei comportamenti da parte dei dipendenti del comune. Nel nostro caso, ecco, possiamo definirci fortunati in questo senso, perché abbiamo dei dipendenti che si comportano correttamente, ma non è fortuna, è merito loro. Il fatto di non avere uno storico significativo in materia ovviamente non ci mette al riparo da domani potrebbe insorgere una fattispecie, e se dovesse insorgere questa fattispecie noi riteniamo più opportuno che il fatto che venga trattata da un organo esterno, perché su queste dimensioni di enti, sono comunque dimensioni contenute, insomma non vi è quella spersonalizzazione che rende più facile la gestione interna di questo tipo di fattispecie, perché sia che abbiano poi un esito favorevole al dipendente piuttosto che quindi un esito sfavorevole che si traduce quindi nella combinazione di una sanzione disciplinare, beh, comunque si crea sicuramente una fase di attrito piuttosto problematica, proprio perché in virtù delle dimensioni dei nostri uffici non esiste la spersonalizzazione, si lavora, come si dice, fianco a fianco. È una valutazione politico-amministrativa, connotata ovviamente, come dire, corroborata da elementi tecnici a mio parere validi, e senz'altro poi io su quelli mi fermo, poi sulle valutazioni politico-amministrative, come abbiamo detto, non spettano a me. Altri elementi? Microfono lo può accendere adesso, eh? No, chiedevo appunto quale potesse essere lo storico nostro, perché ci può interessare aderire o meno a seconda di come sia la nostra appunto anche compagine amministrativa, cioè di chi lavora dentro il comune. Poi chiedevo anche, visto che lei mi dice è opportuno che questo discorso disciplinare venga gestito dall'esterno, però per come leggo io,
qui non viene gestito il procedimento disciplinare, questa è un'attività, diciamo, stragiudiziale e si dice prodromica, a poi alla decisione, alla valutazione se adottare o meno l'atto conclusivo del procedimento di erogazione della sanzione. Ma nel momento in cui dovesse sorgere un reale contenzioso, qui c'è scritto che la provincia comunque nomina un legale e noi ce lo paghiamo. Per cui noi andiamo a delegare una funzione preliminare in capo alla provincia, ma poi perdiamo, diciamo, la possibilità di valutazione sulla procedura, perché il legale me lo nomina la provincia, io lo pago e fine. Era uno degli elementi che ho sottoposto all'attenzione degli uffici provinciali, però vanno dette un paio di cose. Allora, innanzitutto, diciamo, le gestioni associate sono una tematica molto complessa, anche lì cerco di mantenermi in un ambito strettamente tecnico. La previsione è nella legge, proprio nel testo unico sugli enti locali. Le gestioni associate sono state pensate decenni fa e hanno ottenuto delle fortune alterne, come sappiamo, anche alterne da un punto di vista territoriale, nel senso che hanno attecchito in alcune realtà più che in altre. Comunque, ecco, un discorso un po' complesso, non lo liquiderei dicendo semplicemente che in quanto tale la gestione associata di una funzione o di un servizio, come dire, svilisce o depaupera o limita l'utilità, la funzione, l'assetto di un comune. Non credo che le cose stiano in questi termini. È ovvio, al di là di quelle che sono le valutazioni sul caso di specie, la tematica si lega invece proprio a procedimenti che hanno una base statistica, una base in termini di riscontro statistico dei livelli di efficienza misurati in relazione a determinate sfere di funzioni e servizi. Questo è un aspetto molto limitato. Si parla proprio della funzione istruttoria che mette capo poi all'irrogazione del provvedimento finale in esito al procedimento disciplinare. È chiaro che poi può essere impugnato di fronte all'autorità competente, quindi di fronte al giudice del lavoro. Relativamente a questa previsione della convenzione, che io appunto ho problematizzato, come si dice, con gli uffici provinciali, bisogna sempre considerare, uno, che nel momento in cui verrà approvato, mi è stato detto in tempi relativamente brevi, il nuovo testo convenzionale, evidentemente magari si sarà richiamati poi ad approvarlo noi come Consiglio Comunale. Dall'altro lato va inquadrato da un punto di vista pratico e sostanziale questo profilo, perché se funziona male questo aspetto, se per esempio, ecco, gli uffici della provincia decidono di nominare un avvocato magari particolarmente esoso o in relazione a una partita che noi a quel punto, sulla quale noi a quel punto magari abbiamo anche maturato una opinione difforme da quella che è stata maturata dal collegio giudicante. Ecco, in tutti questi casi è chiaro che vi è una interlocuzione necessaria, su questo mi è stato dato ampio riscontro. Ovviamente stiamo parlando di un ente con il quale collaboriamo sotto diversi punti di vista, per diverse fattispecie, e quindi c'è da aspettarsi, su questo non vi sono dubbi, che questo tipo di interlocuzione sia ispirata, sia conforme al principio di reale collaborazione. Ecco. Riguardo il recesso, lì, ecco, mi è tornato in mente un'altra delle sue osservazioni. Riguardo al recesso, il fatto che non venga prevista una sanzione è tanto meglio, vuol dire che non ci sono, per cui tanto meglio. Ecco, però anche la genericità della formulazione dell'articoletto sul recesso ci dà il senso di un rapporto che, insomma, non si vuole particolarmente caricare di contenuti forti da un punto di vista della definizione delle sfere giuridiche in capo ai contraenti. Evidentemente ci si affida molto al principio di leale collaborazione, di interlocuzione genuina tra le parti. Sì, tanto sono solo due punti, quindi possiamo un attimo anche allargare. Va bene, prendo atto di queste osservazioni, però
sia perché noi stiamo andando a impegnare il comune su un principio di spesa, perché al di là della buona fede, a parte che gli interlocutori purtroppo possono cambiare, qua stiamo parlando di organi e di organismi, non di persone, per cui anche se io posso dire sì, ma non lo so se non apprezzo l'avvocato perché è troppo caro, ma nel momento in cui io impegno il comune a delego la mia funzione alla provincia, la quale potrà assumere delle decisioni come quella di nominare un legale, secondo me ci sarà poi poco da discutere. Come pure sulla genericità del recesso, io alla luce di queste cose che lei mi sta confermando non sono ben espresse o non sono chiaramente espresse o sono suscettibili di troppe interpretazioni, io chiederei di rinviare la votazione su questa convenzione a dopo che il testo definitivo sarà stato licenziato. Come dice lei, se la provincia si è impegnata a inviare un nuovo testo alla luce delle osservazioni avanzate da lei o da me questa sera, che non contano magari, ma io inviterei a rinviare la delibera a un'epoca successiva alla quale noi sapremo con certezza cosa stiamo andando a deliberare nell'interesse dell'ente. Allora, per quanto mi riguarda, io non la rinviererei, per due motivi. Al netto del discorso e del pregiudizio sulla provincia che doveva essere eliminata, non mi interessa più, le province ci sono e avranno sempre, spero, maggiore consistenza. Perché noi con province di Monza e Brianza collaboriamo, ma tutti i comuni, tant'è che la chiamo la casa dei comuni, noi spesso ci troviamo e collaboriamo molto molto bene. Noi con province ormai facciamo bandi di concorso, non li facciamo più noi ma ce li fa la provincia. Abbiamo la CUCO, che adesso si chiama, non mi ricordo più, vabbè, ha un altro nome, dove si fanno le gare d'appalto, cioè diventa proprio un supporto per le amministrazioni, ma soprattutto per gli uffici comunali, che oggi non reggono più, un po' per tanti motivi, un po' per mancanza di personale, un po' per mancanza di apparecchiature e quant'altro, diventano e sono sempre più importanti, tant'è che si allargheranno, arriveranno altri servizi che la provincia ci potrà chiedere di aderire o meno, e quindi per quanto mi riguarda no, ma non tanto perché, appunto, come dicevo prima, perché intanto noi approviamo questo testo e, come diceva giustamente il segretario, su alcuni punti ha risposto, su altri punti dove lui ha chiesto delucidazioni alla provincia non ci sarà nessun problema, credo, a intervenire su quello che poi sono i comuni che gli chiedono. L'altra cosa che volevo dire in merito all'importo, perché noi ci andiamo a impegnare economicamente con una cifra abbastanza irrisoria, che sono per noi 1.000 euro, perché dai 6.000 ai 15.000 sono 1.000 euro, e lei diceva prima ma come mai, cioè, come mai uno paga 500, anche perché non è il numero degli abitanti che fa di sì, è il numero dei dipendenti, perché io credo che loro abbiano fatto delle statistiche, cioè se un comune di 3.000 abitanti ha 5 dipendenti è ovvio che dovrà pagare di meno, perché la casistica, probabilmente noi avendo 60 dipendenti magari qualche numero in più ce l'abbiamo. Come ha detto il segretario, noi fortunatamente viviamo e lavoriamo con impiegati comunali che sono attaccati alla maglia, chiamiamola, diciamola così, e che quindi non hanno mai dato adito a nessun, diciamo, provvedimento disciplinare nei loro confronti. Quindi, per quanto mi riguarda, io porterei in votazione, però il Consiglio Comunale si deve esprimere, quindi vediamo, mettiamo in votazione questa, diciamo, rinvio per quanto riguarda questa delibera. Grazie. No, ho capito, ma tu hai chiesto il numero degli abitanti, ma non è il numero degli abitanti. Sì, ho capito. A Varedo è capitato uno, anzi lì c'è stato un licenziamento addirittura,
forse è l'unico caso al mondo in un comune che si viene licenziato. Però adesso dovrei tirare un attimo le redini della situazione, perché sennò veramente diventa un colloquio tra di voi. Il fatto. Prego, consigliere Porelli. Grazie. Ops, buonasera a tutti. Sì, anch'io nutrivo delle perplessità sul costo del legale, perché accanto ai 1000 euro c'è poi il costo del legale, e non sappiamo quanto costa, e non lo nominiamo noi. Poi avevo anche altre perplessità. In primis, cosa succede a chi è oggetto di un procedimento qualora una delle parti dia disdetta? Cioè, nel senso, se provincia dà disdetta, poi sul procedimento si esprime o lascia la palla al comune? E un'altra cosa che mi faceva molto specie era questa, cioè quella dell'adozione dell'atto conclusivo, l'articolo 4. Cioè il comune si spoglia definitivamente anche dell'atto conclusivo finale, sul quale potrebbe avere delle remore. Magari l'istruttoria può essere, a meno che non sia prevista per legge, l'istruttoria potrebbe essere seguita dalla provincia, e poi l'atto conclusivo finale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, potrebbe essere assunta dal comune. Anch'io mi associo alla richiesta di non votare questa delibera questa sera. Grazie. Quindi no, si va a votare la delibera, cioè non è che è emendabile sta cosa. Si voterà secondo coscienza, preso atto anche di quello che ha detto la minoranza, la sospensione non è prevista per questo caso. Vabbè, non mi sembra che abbia detto così, però. Lo schema di convenzione è definitivo, come tutte le creazioni umane è soggetto a essere migliorato in futuro, cioè non è che in quanto tale noi adesso, lo schema è questo e diventa giuridicamente vincolante da subito al momento della sottoscrizione. Poi è chiaro che, avendo raccolto una serie di osservazioni critiche idonee a migliorarne il contenuto, un domani, quando sarà approntato il nuovo schema di convenzione, verrà proposta ai comuni di sottoscrivere, di approvare e sottoscrivere il nuovo schema di convenzione. Non è che non sia definitivo, voglio essere chiaro su questo, se non lo sono stato prima. Ecco. Quindi, se la discussione è chiusa, passerei alla dichiarazione di voto, partirei dal consigliere capogruppo Porelli. Movimento 5 Stelle vota contro. Capogruppo Vitiello. No. Prego. Allora, il gruppo Siamo Varedo, alla luce di tutti i rilievi fatti, formalmente chiede che sia sospesa la votazione su questo. No, io dico, giustifico per quale ragione, se la motivazione, cioè, perché a mio parere non è possibile votare su un testo che contiene le carenze che abbiamo evidenziato, a maggior ragione se dovesse ritenersi un testo non definitivo, anche perché qui sotto nello schema di convenzione c'è scritto che diventa immediatamente vincolante con la firma elettronica e digitale che verrà apposta a questo testo. Non è chiaro se questo testo investa esclusivamente un rapporto tra il comune di Varedo e la provincia, o se sia un testo generalizzato, perché qui vengono fatti solo i nomi del comune di Varedo e della provincia di Monza e Brianza. Se il voto non venisse sospeso, il gruppo Siamo Varedo vota contrario. Grazie. Consigliere Gasellini. Favorevole. Capogruppo Bonafè. Favorevole. Capogruppo Lamanna. Favorevole. Quindi passerà la votazione, chi è favorevole alzi la mano cortesemente.